Alleluia. Gloria a te, Gesù Santo, il tuo nome. Grazie, Signore, per questa giornata che ci hai dato. Signore, ti chiediamo di guidare ogni cosa, ogni discorso che faremo, ogni cosa che racconteremo, che sia per la tua gloria, Padre. Che ogni persona che in ascolto sia toccato dalla tua parola, Signore, da quello che la sorella Giuseppina racconterà, Padre. Perché noi sappiamo che noi possiamo vincere le persone a te, Signore, attraverso anche la nostra testimonianza, Signore, e predicando, Signore, ciò che tu hai fatto per noi, che hai versato il tuo sangue prezioso, Gesù, perché ci hai amati tanto, Signore Gesù. Oh Signore, benedici ogni persona, se ci sono dei problemi di malattia o altre difficoltà, Padre, intervieni tu nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, Amen. alleluia, amen, Amen. alleluia. Gloria a te, Gesù. A te la parola, sorella Giuseppina, presentati e vai tranquilla. Benissimo, ok, prima di tutto voglio salutare tutti coloro che mi stanno ascoltando nell'amore del Signore, vi voglio dire che vi voglio bene a tutti e per me è una gioia poter condividere la mia testimonianza ancora in questa sera. Dicevo, mio figlio, è sempre un'emozione. Quando una racconta la testimonianza, probabilmente quando è stata veramente toccata dalla potenza Sorella Giuseppina, scusa solo una cosa, prova a tenere il telefono se puoi poggiato da qualche parte, altrimenti ti Vediamo. vediamo al telefono. No, così ti vediamo al contrario. Sì, lo so, devo Ah, vedere così, se. così. Magari se lo puoi semplicemente appoggiare. Così va bene? Così, perfetto. Benissimo. Sì. Anche per me è buono perché sennò le mani mi tremano. Vai. Comunque, è una gioia poter appunto raccontare la testimonianza che Dio ha fatto nella mia vita. Tu la conosci un po', però tanti non la conoscono. E come dicevo, è un'emozione forte. Sì, gloria a Dio. Comunque, io sono di Corleone, sono del paese della sorella Rosetta Cascio. E che la saluto anche sicuro che lei ci sta seguendo e voglio dirvi che sono la sesta di 10 figli, mia mamma ha avuto 10 figli, 8 femmine e 2 maschi e sì, sono la sesta dei figli che Dio ha chiamato, Dio ha chiamato, ho detto Signore perché proprio a me? Eppure Signore perché dice che Lui ha un piano per ognuno di noi, dice prima che tu nascessi e prima che tu fossi formato nel ventre di tua madre, io ti ho conosciuto, io ti ho chiamato per nome e tu sei mia, perciò io sono stata sua già nel grembo di mia madre ed è bellissimo questo, ed è bellissimo questo. Comunque mi sono sposata che avevo 20 anni. Io non voglio raccontare i particolari perché i particolari sono un po' delicati, no? Ed essendo delicati, però vi posso dire che toccherà quello che lo Spirito Santo mi farà dire per testimoniare, quello toccherà, sono sicura. Allora, mi sono sposata a 20 anni, subito venuta in Svizzera e c'era mia suocera qua, è stata 2 anni dopo che se n'è andata. Comunque, io ho avuto subito, sono rimasta subito incinta, ho avuto il primo bambino, ho avuto il secondo bambino, ho avuto la terza bambina. A 27 anni mi trovo con 3 bambini, senza l'aiuto di nessuno, solo con mio marito. Comunque, posso dirvi che la mia vita si è molto appesantita. Io essendo una cattolica forte perché ero praticante anche, no? Allora la mia vita si è appesantita e stavo male, che volevo veramente morire. Perché qualunque cosa io e mio marito facevamo, era sempre che ci andavano sempre male, sempre male. E questo mi portò a leggere un giornale, la pagina, e ci sono tutte le notizie italiane, perché io adesso vivo in Svizzera, no? Da quando mi sono sposata, vivo in Svizzera. Allora, leggendo questo giornale della pagina, c'era una signora che operava del bene, se volevo andare per sapere come mai la mia situazione era sempre male, no? Ho detto, mio, andiamoci, vediamo che cosa ci dice questa donna, no?
Comunque siamo andati da lei e quando siamo entrati, lei aveva un tavolo con tutti i santi sopra il tavolo, Sant'Antonio, San Giuseppe, la Madonna, tutti. Essendo una cattolica, per me a vedere all'occhio umano praticava del Certo. bene, perché per me ero una cattolica, perciò per me era del bene, non c'era niente di male in quella situazione, no? Comunque, lei prese un foglio, cominciò a scrivere e mi disse: sai, uno della tua famiglia dice ti ha fatto una fattura. Tutto come? Sai, noi non abbiamo fatto male a nessuno, siamo stati e siamo persone semplici. E dice sì, e se tu la vuoi tolta mi devi dare 4.000 franchi. Allora erano come 3.500, 3 milioni e mezzo di lire, no? E ha detto va bene, ce la facciamo togliere, così almeno, sai, così come nella Siamo al più semplicità. bello. Sì, nella semplicità. Comunque lei mi ha detto io però devo venire a casa tua. Ho detto ok, vieni. È venuta a casa mia, mi ha fatto delle croci con il sale in tutti gli angoli dell'appartamento e mi disse che lo dovevo tenere per 3 giorni, quelle croci. Non vi dico la paura che mi ha preso, che sono andata subito a dormire da mia sorella in un altro paese perché mi ha preso veramente tanta paura, no? Comunque sono stati questi 3 giorni, dopo sono rientrata a casa, ho pulito tutto, ma chi mi ha portato il diavolo a casa? Già che non dormivo la notte. E vi dico una situazione molto, molto disastrosa per la mia vita, perché mi ha peggiorato tantissimo. E mi fa, dice, sai, dice, adesso ti devo dare delle gocce, anche così li prendi. Ti rilasceranno, no? Ti rilassa. Ho preso queste gocce e mi venivano emorragie. Ero veramente una morta all'impiede, sai? Quando tu sei veramente, quando una è veramente spenta, senza forze, eppure avevo con i bambini, con la famiglia e tutto, dovevo accudire i miei bambini, no? Però quando loro andavano a scuola io mi mettevo nel divano, abbandonata. E dicevo sempre, meglio che muoio, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Questo contatto con lei è durato 6 mesi. E io gli ho detto, guarda, perché dopo è come una calamita che ti attira, sai, di sapere, di informarti come mai ancora la situazione non cambia. E mi disse, io con te non ci posso. Dice, prega. Questa parola, prega, mi ha un po' risvegliato. Dice, ok, prega. Essendo una cattolica, allora comincio ad andare nella chiesa cattolica. Eravamo assidui con mio marito, andavo. Però vuoto entravo e vuoto uscivo. Io ho detto ok, io devo raccontargli questo al prete, no? E ok, faccio un appuntamento con lui perché non è come in Italia, qua devi fare un appuntamento per parlargli. Faccio un appuntamento e in questo appuntamento gli racconto la situazione dicendogli anche che mi deve dare anche una bottiglia dell'acqua benedetta che quella donna doveva a senso suo benedirmi la casa. Allora il prete si arrabbiò, mi disse, sai che con queste cose non si scherzano, cioè con l'acqua benedetta, con altre cose mi fa, dice, quelle cose non devi credere, non devi credere. Ho detto, ok, ho detto, però io faccio parte di questa chiesa, mi disse sì, allora tu mi dai l'acqua benedetta. Comunque, a malavoglia mi dà questa acqua benedetta, quasi mi manda a quel paese. Comunque, chiama questa donna, gli do l'acqua benedetta. Lei ha benedetto la casa a senso suo e mi dà anche un ferro di cavallo da mettere dietro la porta. Che Cioè, miscuglio che ha fatto, cioè. hai capito? Cioè, un ferro di cavallo dietro la porta. Io al prete gli ho detto, guarda, dammi un crocifisso, così, sai, per me io volevo una protezione. E mi ha dato pure un crocifisso. E io la notte dormivo con il crocifisso in mano, però si sentiva già l'aria nella mia casa che veramente c'erano influenze molto negative, sai, di paura, di suicidio, e di tutto, sai, di tutto, perché lo sentivo questo, di morte. Era un'aria di morte. Perché chi fa questo? Lo sappiamo che non è Dio. Dio ha dato la vita, non la morte. Comunque, questo non ha potuto con me, dicendomi prego, comincia ad andare in chiesa. E io alla fine parlavo con Dio,
mi arrabbiamo con Dio. Io mi ricordo che ero nella fermata del bus e dicevo: ma Dio, tu ti sei preso mio padre, però tu sei il padre di tutti noi, solo tu mi puoi aiutare, come faccio io in questa situazione? Prendimi, prendimi, io non voglio più vivere. Comunque vi devo dire che in questo grido, perché come dice la parola di Dio, nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai dato forza e coraggio all'anima mia. Quella preghiera che avevo fatto, Dio, scusate, cominciava a venire l'emozione, quella preghiera Dio l'esaudì all'istante, perché la sera quando sono andata a letto sempre con il crocifisso in mano, mi è venuto in sogno, Dio mi venne in sogno, ho visto Gesù in miniatura, eravamo in un campo di grano e questo grano era tutto abbattuto per la strada. Io e mio marito dovevamo metterlo dentro per non farlo perdere. Appena mi inginocchio per prendere il grano, trovo una scatoletta nera con tanti fiorellini sopra, sapete la scatoletta dei cioccolatini, primo, secondo e terzo suolo. Allora, nel primo suolo c'era messo Gesù con le mani così, con la corona di spine, però non era morto, era vivo. L'ho messo nella palma della mano e gli dicevo nel sogno a mio marito: ma Dio cosa vuole da noi? Cosa vuole da noi? Sotto ancora c'erano delle bottigliette di acqua pulita. E sotto ancora c'erano delle fedi, gli anelli, no? Le fedi, una attaccata all'altro. Mi sveglio come se quella cosa era stata reale per me, che la cosa l'avevo vissuto, dicendo: ma cosa vuole Dio da noi? Cosa vuole Dio da noi? Vado un passo indietro, una donna che mi teneva i bambini, lei era una credente, lei stava pregando per me, non mi parlava di Dio perché si trovava in una fase di scoraggiamento, però lei stava pregando per me. Allora gli faccio: senti Irene, io ho avuto questo sogno, cosa vuol dire? Qualcosa che non mi dà pace, deve essere un significato. E mi dice: sai, questo sogno te lo può dire il pastore di questa chiesa. Il pastore prudente della chiesa di Zurigo, lui è un italiano, ti do il numero, ci parli e ci racconti questo sogno. Però lei si vedeva che già era gioiosa per quello che gli avevo raccontato. Ok, allora come subito mi dai il numero e subito chiamo perché il desiderio era forte di sapere cosa significasse il sogno. Allora l'ho chiamato, il pastore era in vacanza per 3 settimane. Sapete una cosa, in queste 3 settimane l'ho raccontata a chiunque, ma nessuno mi ha saputo dare una risposta, nessuno. Appena venne il pastore, ci ho telefonato e ho detto: guarda, io ti devo raccontare questo. Gliel'ho raccontata e mi ha detto: sai una cosa? Allora, Dio si è rivelato nella tua vita. Normalmente quando Dio si rivela in una vita è perché lo sta cercando e tu lo stai cercando. Io ho detto: sì, io lo sto cercando. Mi ha detto: l'acqua, tu sarai lavata con dell'acqua pulita, però devi avere tanta fede, devi avere tanta fede. Se vuoi, io ti vengo a trovare con mia moglie. Dice: noi siamo evangeliche. Io ho detto: sì, per me non è una parola nuova evangelica, perché miei zii, mia mamma si riunivano nelle case e pregavano, perciò Dio aveva già un percorso per la mia vita. Comunque, ho detto: sì, certo che potete venire. Sono venuti l'indomani, guarda, è stata così una cosa veloce. Sono venuti l'indomani, lui e la moglie. Io ho svuotato il sacco, ho raccontato tutto quello che mi stava succedendo con questa donna e piangevo. E lui mi disse così: senti, figlia mia, allora, tu non ti devi confessare con noi, però devi chiedere perdono a Dio di quello che tu hai fatto, perché Dio condanna queste cose. In queste cose non c'è Dio. Ho detto: certo che lo faccio. Io e mia moglie dice: pregheremo per te. E dopo lasciamo lavorare Dio come ti ha chiamato, così farà lui il percorso nella tua vita. Ho detto: ok. Appena hanno incominciato a pregare, Deborah, io ho avuto subito una liberazione. Subito, all'istante. Dopo che hanno finito di pregare, io avevo chiesto perdono a Dio con tutto il mio cuore, piangendo. Ho avuto la liberazione, ho avuto un miracolo. In me è venuta la gioia di vivere, altro che morire, ma la gioia di vivere, una gioia che io potevo saltare,
potevo saltare dicendo Dio mi ha liberato, Dio mi ha guarito. In un istante, è stato un istante proprio. Loro finiscono la preghiera, mi invitano in comunità, sentiti libera, non mi hanno costretto, nessuno mi ha costretto, sentiti libera, dice, di venire in comunità, e se non ce la fai di venire, noi continueremo a pregare per te. Cosa succede, Deborah? La sera, quando mio marito rientra, mi trova totalmente cambiata, mi trovo il sorriso in faccia, mi trovo con la grinta, probabilmente quella che veramente ero. E mi fa, che cosa ti è successo? Io ho detto, ascolta, a me mi è successo questo, ci ho raccontato quello che mi è successo. Ha detto, tu domenica mi porti in comunità. Se tu non vuoi entrarci, non mi interessa, però tu mi porti in quella comunità. E mi ha detto, no, perché non ti ci devo portare? Ci andiamo insieme. E tu, ok, ci siamo andati, ho portato i bambini dietro, uno da una parte, uno dall'altra parte, abbiamo fatto 2 ore di piangere, ma di piangere, di pianti, di liberazione. Dio toccò il cuore di mio marito, e i miei figli, eppure ti devo dire una cosa, che veramente Dio ha salvato anche mio marito, e la cosa bella, sai qual è? Che insieme, in questi 30 anni insieme stiamo servendo Dio insieme. Dio non ci ha mai abbandonato, Dio non ci ha mai lasciato. Non ti dico le cose che Dio ha fatto in questi anni. Sono 33 anni di fede, 33 anni che Dio ha fatto miracoli di guarigione. Ha fatto veramente tanto, sia per la mia vita, la vita di mio marito, la vita di mio figlio. Guarda, questo te lo voglio raccontare. Mio figlio piccolo, era piccolo che andava all'asilo. Era subito dopo che avevo accettato Gesù, era novembre, a dicembre si faceva l'albero di Natale, no? Allora ho detto ai miei figli, ok, ve lo faccio per l'ultima volta. Però io in questo periodo dovevo ospitare una sorella il giorno di Natale per non essere da sola, lei con 2 bambini. Ti devo dire, appena aperto la porta, questa sorella mi dice, senti sorella, io ho una visione. Io ho visto tuo figlio che suonava e voi cantavate alla gloria di Dio. Wow. Guarda, è come se un'unzione forte scese nella mia vita, nel mio essere, e disse, se questo è Dio, si avverrà. Non passano neanche 2 ore. Mio figlio entra nella camera sua, c'aveva una piccola pianola piccolina, sai che lui ci giocava. Sì, sì. Sai il cantico che mi va a suonare? Che meraviglia essere una famiglia in Cristo Gesù. Che gliel'aveva detto? Chi gliel'aveva detto? Eppure ti dico, grazie a Dio, lui suona in comunità e serve il Signore. Gloria a Dio. Tante cose ti posso dire. Tante. Guarda, sorella Giusettina, scusa che ti interrompo, perché man mano che tu dici le cose, no? Mi ricordo quando tu mi hai raccontato la tua testimonianza, no? Mi ricordo che tu in realtà mi hai detto che non avevi visto Gesù in volto, ma lo hai capito che era Gesù. Sì, sì. Cioè, e questa non è la prima volta che sento dire questo. Questo mi riporta alla mente quando nella Bibbia si dice che Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e in verità. Amen. Alcune persone dicono, io ho bisogno di vedere un volto, di vederlo per adorare, ma in realtà quando si incontra Gesù lo si percepisce anche senza bisogno di vedere il suo volto. Un giorno lo vedremo e sarà meraviglioso e non lo potremo contenere, ma là saremo anima. Amen. Saremo veramente alla sua presenza e saremo invasi dal suo splendore. Allora lì sì che lo potremo vedere faccia a faccia. Amen. E poi un'altra cosa che mi ha colpito in tutto ciò, che pure in qualche altra testimonianza avevo sentito, è che la maga, la fattucchiera, ti ha detto, io con te non posso fare niente, prega. Cioè, un'operatrice del male, cioè se era per lei, sicuramente non te l'avrebbe detto, ma Dio, quando deve chiamare una persona, quando vede il cuore di una persona,
Le parla attraverso chiunque, vediamo lì proprio la bontà di Dio, no? Certo. Poi mi ha detto un'altra cosa bellissima, che Dio ti ha messo in cuore di tornare in Sicilia, no? Sì. Racconta, Allora, racconta. aspetta, prima che dico questo, voglio, voglio tornare un po' indietro. Sì. Quando io sono uscita propriamente totalmente da lei, che il pastore mi disse tu non ci andare più e se lei ti importuna, mandamela da me che nel nome di Gesù la metta a tacere. Ok, io con lei non ho avuto più nessun contatto. Dopo un paio di settimane che ha visto che io non telefonavo e tutto, mi telefona lei e mi dice che come stai? Io ho detto, Dio ha fatto un miracolo nella mia vita, Dio mi ha salvato, l'ho testimoniato di Dio all'istante. Mi ha detto, ma dove sei andata a finire? Dove ti sei andata a rompere la testa? Gli ho detto, no, mio padre mi ha salvato, mio padre mi ha liberato. L'ho testimoniato, guarda, e ti devo dire che ci ho scritto pure una lettera di salvezza a lei, che anche tu hai bisogno di Gesù, perché queste cose non vengono da Dio. Cioè, ci ho scritto una lettera. Wow. Dopo 2 o 3 mesi, noi siamo andati in Ticino, nella Svizzera italiana, e dopo ho sentito che a lei l'hanno ammazzato, sai? Barbaramente. Magari qualcuno che non ha potuto più, sai, l'hanno fatto fuori, però hai visto come Dio mi ha preservato Però anche Dio le ha dato la opportunità anche possibilità a lei. anche a lei, perché io ci ho scritto subito, perché quando io ho accettato Gesù, io la mia testimonianza la raccontavo a tutti. Tu pensi una cosa, che mia cugina da Belgio era nella situazione come mia, anzi peggio, addirittura una fattucchiera gli aveva tolto pure la casa. Lei, io con lei, con questa mia cugina, non avevo contatto, solo lei è venuta nel mio matrimonio, è venuta, però io non avevo contatto. E io mi ricordo che quando lei mi telefonò, un giorno mi telefonò dopo 10 anni, sai che ero sposata, mi telefona e mi dice: come stai? Io ho detto, guarda Maria, grazie a Dio bene. Lei, appena sentì questa parola, grazie a Dio bene, mi disse, ma tu sei diventata come la zia Peppina, perché la zia Peppina era evangelica, no? E io ho detto, sì Maria, io sono diventata come la zia Peppina. Mi ha detto, ascoltami, tu prega, io non sapevo niente di lei, tu prega, se Dio ti rivela qualcosa per me, me lo devi dire. Sai, Deborah, nella semplicità dico a mio marito, sveglia, ti preghiamo, inginocchiamoci, preghiamo per Maria. Non so che cosa ci sta succedendo. Allora Dio mi parlò e mi disse, tua cugina ha bisogno di me, è nella situazione peggio di te. Sai, lei è in questa situazione, mi ha dato tutti i dettagli che io non sapevo di mia cugina. Allora, sai, mi è venuta una paura, ma una paura per la sua vita, sai, perché ho detto, ma guarda, anche lei è andata nelle mani del diavolo. Allora l'ho Vedevi il chiamata, pericolo. certo, è pericolo propriamente. Comunque l'ho chiamata e ci ho detto, senti Maria, tu ti trovi in questa, in questa, in questa, in quest'altra situazione. Lei cominciò a piangere, mi ha detto, vieni ma a trovare. Siamo andati a trovarla in Belgio. Dio l'ha salvata, ha salvato lei, ha salvato suo marito, ha salvato i suoi figli. Non ti dico il Signore, perché il Signore trapina la testimonianza di ognuno di noi, perché abbiamo testimonianze uno diverso dall'altro, si usa di quello che Dio ti ha dato. Dio mi ha dato Amen. questo di parlare di quello che io ho ricevuto. Io non posso parlare, un esempio, della testimonianza di mio marito è totalmente diversa dalla mia. E Certo. Dio, gloria a Dio, mi ha salvate tante con questa mia testimonianza, però sempre la gloria a Dio, Deborah. Allora, tu mi avevi detto il fatto del andiamo indietro, quello che mi avevi chiesto, mi sembra che della figura di Dio, no? No, quando io mi sono Come? andata a riconciliare con la mia famiglia, no? Quando mi sono andata a riconciliare con la mia famiglia, ecco. Dopo che il Signore mi aveva salvato, sai, automaticamente quando si va in comunità, ti accosta alla Santa Cena, no? Ti accosta alla Santa Cena. E mi ricordo una domenica c'era la Santa Cena, l'avevo già fatta 2 o 3 volte e non era successo niente.
Allora, quella domenica, mentre mi accosto alla Santa Cena, lo Spirito Santo mi parla e mi dice: prima che ti accosti a me, vatti a riconciliare. Quella parola mi bloccò perché sapevo quello che c'era nella mia vita, sapevo che io non mi parlavo con le mie sorelle, che non mi parlavo per i motivi dell'eredità di papà che era morto, e sai, ci sono sempre questi problemi, chi vuole una cosa, chi ne vuole un'altra, così. E allora ho detto: ok, Signore, ritorno a casa, finito il culto, ritorno a casa. Ho detto: Signore, adesso tu mi devi guidare. Io l'ho capito che devo andare a riconciliare con la mia famiglia. Tu adesso devi appianare la via per me. Allora Dio mi parlò e mi disse: tu devi andare giù in Sicilia. Ti vai a riconciliare, però non devi andare da sola. Tu devi chiamare il pastore Cascio, Castenzio, chiama lui con sua moglie e lui ti sarà di aiuto per te. Ok, mi parto, Deborah, col passaporto scaduto. Avevo preso pure questa scusa: signore, ma c'è il passaporto scaduto, come faccio? Dio mi parlò, perché Dio parla, Dio ti parla. Chi Come? ha fatto gli occhi e l'orecchio? Non sono forse stato io? Io sono quello che apre gli occhi, sono pure quello che chiude gli occhi. Allora mi parto e cosa succede? Telefono una mia sorella, gli ho detto: guarda che io devo venire da te per riconciliarmi. Mio cognato fa questa, appena viene da me la butto fuori di casa. Sai, io ho detto: ok, io non vado con la mia forza, io vado con il mio capitano, perché dopo Dio mi ha dato quella forza, ma quella forza di andare. E ci ha detto a mia sorella: chiama a tutti quei, perché abitavano uno vicino all'altro, no? Ha detto: chiama a tutti e li fai incontrare a casa tua, che io vengo da te. Lei lo fa. Vado con il pastore Castenzio. Quando vedo tutti, mio fratello, le mie sorelle, i mogli, i mariti, mi inginocchio subito a terra. Probabilmente, sai quando tu sei guidata come una marionetta, mi inginocchio a terra, alzo le mie mani e dico: Signore, io ti ringrazio perché tu hai riunito la mia famiglia. Mentre che faccio questa preghiera, tutti cominciano a piangere. Cioè, Oh, gloria a tutti cominciano Dio. a piangere perché veramente hanno visto che è stato Dio, che non è stato un'organizzazione di un uomo, sai, o di un qualcosa che io volevo. Ma quando c'è il mandato di Dio, è Dio che prepara il luogo, è Dio che ti prepara tutto. Mio cognato, quale mi buttava fuori? È stato lui ad aprirmi la porta, ha detto: siamo tutti là in quella stanza. Lui che mi doveva buttare fuori, sai? Ha detto: no, no, siamo tutti là. Comunque, ho fatto la pace con tutti, tutti ci siamo riconciliati, è rimasto solo un mio fratello che abitava molto distante. E il pastore mi fa: senti, ma manca tuo fratello Pietro, cosa vuoi fare? Io ho detto: no, quando il sole tramonta, tramonta dappertutto, andiamoci. Tu pensi una cosa, che mio fratello a me non mi conosceva proprio come sorella. Cioè, perché tanti erano gli anni che non ci parlavamo, che lui si ricordava di me da piccolo, non da grande. Allora, mio fratello appena mi ha visto fa: perché tu sei mia sorella? Ha detto: certo, io sono tua sorella. E allora interviene il pastore, dice: guarda, si è riconciliato con gli altri, adesso si vuole riconciliare anche con te. Io e mio fratello ci siamo abbracciati, guarda, abbiamo sentito la presenza di Dio, quell'amore di Dio che nessuno può capire quanto c'è una riconciliazione, ma una vera riconciliazione dell'amore di Dio, sai, perché Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché, dice, chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Gloria a Dio quello che ha fatto Dio nella mia famiglia, nella mia casa, tantissime cose. Guarda, e Dio mi battezzò dopo 2 mesi con lo Spirito Santo, che io non sapevo neanche che cosa era, non sapevo niente, perché sai, sì, mia mamma allora andavano a pregare nelle case, però io ero piccola, non mi posso ricordare di tante cose e neanche che mia mamma ce le raccontava. Però posso dirti, quando io ho accettato Gesù, Dio mi ha fatto vedere la mia famiglia benedetta. La mia famiglia è ed è stata ed è benedetta dal Signore. Gloria a Dio. 10 figli, non ci ha mancato mai niente, mai niente, guarda. Ed è bellissimo appartenere a un Dio vivente, ma quale cosa possiamo cambiare? No,
appartenere al Dio vivente, non un Dio morto nella croce che devi fare tante di quelle processioni, tante di quelle cose, pensando che ti ascolta. No, ma Gesù vuole un cuore aperto, un cuore che veramente si arrende a lui, un cuore che ha un dialogo personale con lui. Io, guarda, anch'io ero stata imparata che dovevo. Mi ricordo che prima di sposarmi avevo fatto il viaggio a Tagliavia, scalza, perché ero la prima figlia che si sposava come si doveva, sai? E tutti dicevano questa se ne scappa come le altre. A me quella parola mi faceva così male. Ho detto, no, io faccio il viaggio scalzo a Tagliavia, basta, sai, le promesse che ti imparano affinché il mio matrimonio sia invece normale. E invece no, sai quanto Dio veramente entrò nel mio cuore tramite la sua parola, quando ho cominciato a leggere la Bibbia, che cominciò veramente a parlare alla mia vita, io mi ho rispecchiato subito, subito la parola di Dio mi parlò a me. Non è che mettiamo, dice, avevo bisogno di qualcuno che me lo spiegasse, no. Mentre leggevo facevo, oh Dio, io questo di qua io l'ho fatto, eppure era sbagliato. E cominciavo a chiedere perdono, Signore perdonami di questo che ho fatto, Signore perdonami di questo. Sai, ho cominciato, veramente Dio ha slegato la mia vita, l'ha totalmente slegata, che non posso fare altro che glorificare il suo nome e innalzare il suo Amen. nome che è 3 volte santo. Questo è chiamato, di proclamare che Dio è vivente, non è un Dio morto, ma è Dio è vivente e lui vuole questa comunione con ognuno di noi. Amen. Anche un'altra cosa che mi è rimasta impressa quando ci siamo sentite, no? È che questa famosa zia Peppina, no? L'età di 12 anni, se non sbaglio, tu comunque sei stata con lei, l'hai vista parlare con Dio. E da lì, magari lì ti facevi quattro risate perché dice, sta mia zia mi sa che è proprio andata al cervello, Voglio no? raccontare, sì, me lo voglio Un raccontare. attimo solo perché volevo precisare anche questa cosa. Di non demordere mai né con i bambini né con gli adolescenti, perché quello, anche se può sembrare che va via quella cosa perché sono adolescenti, sono ragazzi, in realtà quello è quel semino che noi stiamo dando in quel momento, che poi a suo tempo Dio farà maturare. Certo. Farà maturare a suo tempo. Certo. Raccontalo. Deborah, sai, prima di questo ti voglio andare un pochettino indietro. Quando ero piccola io, sai cosa facevo? Tu ti ricordi quando c'erano i santi, no? Si mettevano le santine nei cartoni e si facevano le corone con le margherite, no? E poi si faceva il rosario fuori. Allora io ero questa piccola bambina che faceva questo. Prendeva tutte queste santine, le metteva tutte appiccicate e chiamava tutti i bambini di venire per il rosario. Comunque, la zia Peppina, questa mia zia, gloria a Dio, che mi sono molto risa di lei. Comunque, la zia Peppina mi ha chiamato perché due delle mie cugine che abitavano a Palermo dovevano andare a dormire da lei, da questa mia zia Peppina. Allora, questi miei due cugini hanno detto: se viene pure Giuseppina, allora noi veniamo. Mia zia mi fa: vieni anche tu, però se fate casino nel dormire, allora io ti rimando da tua mamma. Solo a me mi poteva rimandare dalla mamma perché è dello stesso paese, ma quelli due invece erano di Palermo. Allora io dovevo fare veramente attenzione con la zia Peppina. Come questa zia Peppina abitava in un cortile, e nel primo piano c'aveva il salotto, nel secondo c'aveva la sua stanza da letto e noi dormivamo nel terzo piano. Allora, le due mie cugine sono andate sopra, mentre che io vado dove ci aveva messo per dormire, trova mezza Peppina in ginocchio con il fazzoletto, quello del naso, sai, messo in testa, che pregava e parlava in lingue. Allora io ho detto: ma zia Peppina, ma che fai? Ma che cosa stai parlando? La mia zia Peppina dice: io sto parlando, dice, con Dio. Vai sopra. Sì, ho detto, vabbè, adesso sì, sei partita di testa, no? Ci faccio a mia zia. Allora io me ne sono andata sopra, però ho visto Dio.
Dio, ogni cosa a suo tempo, ogni cosa a suo tempo. Comunque, noi, io ho dormito di là, è finito là, no? È finito là. Non è che mettiamo di c'è stata una cosa, no? Perché, sì, perché mia zia sicuro che stava pregando per noi, sai? Sicuro, perché noi sappiamo che quando una persona accetta Gesù, la reazione che dopo fa è di pregare per i familiari, no? E sicuramente lei pregava per noi. Comunque, quando mia zia dopo seppe che io ho accettato Gesù, veramente sono andata gioiosa da lei, mi ha abbracciato, adesso credi, adesso ci credi? Io ho detto sì, zia, è veramente bellissimo perché accettare Gesù e fare un'esperienza personale con Dio è una cosa che deve essere personale. Non ti può venire una persona a dire... Sì, accetta Gesù con tutto il tuo cuore e tutto, però è finita là. No, l'esperienza deve essere personale. Perché come ti ho detto prima, nella parola che c'è scritto, prima che tu nascessi, Dio aveva un piano per la mia vita. Dio aveva, ha dovuto fare questo percorso affinché arrivasse il giorno che veramente Dio dice, ora basta. Adesso basta perché Dio dà la possibilità a tutti di accettarlo nel proprio cuore. Sta a noi dopo rispondere e dire sì, Signore, io voglio accettarti. Ora, la cosa che proprio riflettevo anche su quella fattucchiera di poco fa è: vedi tu la bontà di Dio. Dio nel suo immenso amore la voleva salvare. E ci sono tante persone che dicono: perché Dio ad alcuni li salva e ad alcuni no? Perché c'è il libero arbitrio. Dio non costringerà mai nessuno a fare una cosa. Dio ti pone davanti due vie. E poi tu devi essere consapevole che se qualunque via scegli ci sono poi le conseguenze, belle o brutte. Perché nonostante le difficoltà che si possono avere anche nel cammino cristiano, perché saremmo ipocriti e bugiardi a dire accettiamo Gesù ed è tutto rose e fiori. No, ci sono le prove, ma che ci aiutano a crescere anche nel rapporto con Dio. Però la gioia che abbiamo nel Signore è sempre quella che ci fa superare anche ogni prova. Quando non si ha Dio, pure che tu vivi una vita apparentemente entusiasta, piena di feste, gioie, in realtà poi si sente sempre quel vuoto che poi conduce alla morte. Quindi Dio ci presenta sempre la vita a Sì, è vero. tutti. Ma ci sono tante persone che dicono: sì, a me non mi interessa di Dio, io sono il mio Dio. Alcuni dicono: io non ci credo, io, e hanno tante volte davanti questo io che è più grande di qualsiasi altra cosa, no? O anche il dolore. Hanno un dolore così forte che non permettono a Dio di operare nelle loro vite e di farsi conoscere. Però quando veramente Però sai, Deborah, mettiamo tutto davanti sì. Però guarda, io ti dico una cosa, io ho a Dio. avuto anche una mia cugina che lei, perché all'inizio, sai, ne abbiamo parlato a tutti nella famiglia, tutti, una cugina di mio marito che siamo stati, eravamo molto legati e quando lei ha saputo che io ho accettato Gesù, lei ci ha allontanati a noi, sai, come se noi avevamo la peste. Allora che cosa è successo? Questo di qua non è stato... Da tanto tempo, questo è stato un paio di anni fa, eppure ti devo dire una cosa, appunto non abbiamo avuto più contatto con lei, però quando dopo lei si ammalò di cancro e aveva gli ultimi 3 giorni di vita, sai, le sue braccia erano diventate così, sai come le braccia finissime e le gambe finissime. E mi ricordo che mio figlio mi disse, mamma, se tu vuoi vedere lei, la puoi andare a vedere perché gli hanno dato 3 giorni di vita. Ha detto a mio marito, andiamoci, Dio ci darà sicuro un'altra volta la possibilità. Ho detto, due cose succederanno, o ci manderà via, come ha fatto prima, oppure accetterà. Sai, siamo andati, quando l'ho guardato gli ho detto, senti, tu lo sai quello che noi siamo, io voglio pregare adesso per te, se tu lo vuoi. Vuoi accettare Gesù? Lei mi ha detto sì, sai, lei ha accettato Gesù all'ultimo minuto, lei ha accettato Gesù. E dopo 2 giorni è morta, ma mentre che noi pregavamo, siccome erano due in una stanza, quella di fronte a lei,
dopo che abbiamo pregato, adesso ha detto: fate anche la preghiera per me. Anche mio figlio è un credente, però non ha mai pregato, dice, per me. Fate anche la preghiera per me. Sai, e dopo, quando abbiamo pregato anche per lei, lei accettò Gesù, gli ho scritto in un bigliettino: oggi tua mamma, giorno, questa data, così così, ha accettato Gesù. Anche dopo lei, non lo so se è morta, non lo so, perché quando mia cugina è morta, dopo non siamo andati più, sai, di là. Però questo Dio ci fa capire che Dio ci dà la possibilità fino all'ultimo di accettarlo, guarda. Un'altra testimonianza l'ho avuto pure un simile così, di una ragazza che aveva il cancro e il papà lavorava dove lavoravo io e lo vedevo lui veramente distrutto. Sai, lui, normalmente tu ti aspetti che un padre o una madre muore, non una figlia, sai? Allora questa ragazza aveva fatto il compleanno quel giorno. Io gli disse a lui se voleva che ci andasse. Io ero invitata a un matrimonio, non sono andata a un matrimonio perché volevo andare a trovare questa ragazza. E quando sono andata a trovarlo, lui si è fatto trovare pure di là e quando non mi ha aperto la porta lei, sai, mi ha detto così perché aveva vergogna, sai, di farsi vedere che era senza capelli. Però nel tempo che io sono rimasto vicino a suo padre, io ho parlato di Dio. Alla fine Dio ha salvato lui, non lei. Sai? Sai, tante volte noi non sappiamo come Dio opera, sai? Non lo sappiamo come Dio opera, però noi dobbiamo essere anche ubbidienti. Dove Dio ci manda, noi facciamo la nostra parte perché la salvezza appartiene a Dio, non a noi. Dio dice, vai e racconta quello che io ho fatto nella tua vita. Dopo, e lo Spirito Santo a toccare i cuori, e lo Spirito Santo a convincere le persone di giustizia, di peccato e di giudizio. E questo veramente per me, da quando l'ho accettato, questo è il mio desiderio di avere compassione per le anime. Compassione, perché noi sappiamo che come c'è la luce c'è anche le tenebre. Quando una persona ha visto la luce e crede nella luce e sa che le tenebre a che appartengono, qual è il nostro desiderio? Di strappare le anime dalle mani del Amen. diavolo, capito? E questo noi dobbiamo fare. Questo è stato il mandato che Dio ha dato ad ognuno di noi. Vai e racconta quello che io ho fatto nella tua vita. Ed è bello servire Dio, guarda, io veramente sì, me le cose del mondo non mi interessano, sai? Io dico sempre, Signore, se i miei piedi sono a terra, allora noi siamo nel mondo, ma io voglio avere i miei piedi rialzati e i miei occhi rivolti verso di te, perché noi sappiamo che un giorno, come hai detto tu, un giorno noi ci incontreremo faccia a faccia e lo vedremo come Egli è. È bellissimo sapere che lui dice va a prepararci un luogo e quando ce l'avrà preparato tornerà e ci accoglierà presso di lui affinché dice dove sono io siete anche voi. Bellissimo sapere questo che un giorno noi saremo nella tavola con lui. Bellissimo. Io non so perché, ma sentivo forte proprio di ribattere sul fatto del perdono, dell'importanza del perdono. Io non so neanche che è collegato, sinceramente. Però se c'è qualcuno che ha nella sua vita, anche, ma alle volte queste cose sono celate perché il nemico è come se mette tanta sabbia sopra, tante cose sopra, che non ce li fa vedere come un brutto sentimento, perché dice, vabbè, non è che la odi quella persona. Però se Però avete... dai, non voglio sapere più niente, non è la stessa cosa. Dice, È peggio. io ti perdono, però lontano da me. Quello non è il perdono. Perché la Bibbia dice non solo che dobbiamo perdonare, ma noi non ci deve essere neanche amarezza. Se noi nella nostra vita abbiamo amarezza anche contro qualcuno, dobbiamo chiedere a Dio che sradichi quelle radici di amarezza, perché tante cose che succedono nella nostra vita, tante volte, è perché ci sono delle radici di amarezza nella nostra vita. E anche se noi non ammettiamo che abbiamo bisogno di perdonare delle persone, perché la nostra mente ci fa convincere che in realtà noi amiamo tutti, ma non è così. Allora stiamo facendo il giochetto che il nemico vuole.
Perché tante volte le persone non riescono a ricevere le benedizioni che Dio vuole dare perché c'è qualcosa che lo impedisce. Perché Dio è un Dio di verità, un Dio di promesse che mantiene le sue promesse. Quindi se c'è qualcuno che ha anche amarezza nel suo cuore o vede che in certe cose reagisce in una maniera spropositata, che può essere agli occhi anche degli altri anomala, ma noi diciamo questo è carattere. No, se c'è qualcosa che vediamo che ci fa stare male, chiediamo che Dio porti ogni cosa alla luce, ci faccia capire se nel nostro cuore, nel nostro subconscio c'è qualcosa che ci fa male e anche ci fa portare alla mente pure cose che potrebbero essere dolorose, ma che in quel momento in cui Dio ce li porta alla mente, li possiamo lasciare lì, ai piedi della croce, e non prenderceli più noi quei pesi, ma lasciarli davanti a Dio, perdonare quelle persone che magari ci hanno fatto del male, perdonare a volte anche noi stessi, perché è proprio necessario tante volte perdonare noi stessi perché il nemico ci accusa, ci accusa, ci accusa, e noi magari abbiamo amarezza verso noi stessi, no? Ci colpevolizziamo di tante cose, ma se noi perdoniamo gli altri, perdoniamo noi stessi e chiediamo a Dio veramente di fare tutto nuovo, la nostra vita avrà uno sblocco davanti a Dio. Proprio cominceremo ad essere benedetti e vedremo cose che magari in una vita anche da convertiti non abbiamo visto. Perché? Perché Dio è un Dio di promesse. Quando vediamo che ci sono benedizioni bloccate, andiamo da papà e diciamo, dimmi che cos'è che devo togliere dalla mia vita, perché una cosa è certa, che Dio è fedele e che mantiene le sue promesse. E quindi quando c'è qualche promessa anche inadempiuta, chiediamo a Dio perché c'è qualcosa che devo togliere dalla mia vita, che non è per forza che so un peccato come pensiamo noi, ma magari è proprio un'amarezza dalla nostra vita. Magari è un impedimento sempre. Io È ti un posso impedimento. dire che mi ricordo che la prima, quando io mi sono andata a ricongiugare, la prima ancora è stata la mia mamma, sai? Io non avevo niente con mia mamma, però c'erano dei risentimenti nella mia vita, no? Magari delle cose, delle piccole cose che avevo dei risentimenti, e quando io gli ho detto mamma, io ti chiedo perdono e ti voglio bene perché tu sei la mamma che Dio mi ha dato e io ti voglio amare per quella che sei, sai? Io mi ricordo, mia mamma ci sono spuntate le lacrime e ti dico che nel mio cuore, quando io ho fatto questo passo, si è alleggerito totalmente, sai? Ho capito che veramente, come dice la parola di Dio, Amen. perdonate affinché siete perdonati, sai? Ogni cosa che sarà legata in terra sarà legata nel cielo, sai? Allora, quando noi siamo sensibili anche allo Spirito Santo che chiediamo, perché, sai, tante volte magari abbiamo pure timore a chiedere, sai? Però invece quando noi chiediamo con umiltà e con sincerità, dicendo al Signore, ok, adesso cosa devo fare io? Il passo che devo fare? C'è qualche cosa che impedisce l'opera tua nella mia vita, allora fammi vedere. Ti dico che Dio mi ha fatto vedere tante di quelle cose, io ho fatto tanti di quei passi, anche se all'inizio è stata un po' dura, però posso dirti, grazie a Dio, sono così sensibile che lo riconosco subito quando faccio qualche cosa che non devo, vado a chiedere subito scusa, sai? E magari Esatto. la persona dice, no, ma sai, è stata una cosa banale, ho detto no, no. Per te è banale, per me no. Io voglio A avere. volte dobbiamo, cioè dobbiamo pensare, no, a volte sempre, dobbiamo sapere che non è da deboli chiedere scusa. Tante persone dicono no, io non, tipo come se non ho il coraggio di chiedere scusa, vorrebbero ma non lo fanno. Invece vi posso assicurare, perché l'ho fatto anch'io più di una volta, perché io riconosco anche il mio carattere, so che ho tanti difetti, pure se le persone non venivano a sapere quello che avevo fatto, il mio sbaglio, io andavo, raccontavo lo sbaglio che avevo fatto verso quelle persone e chiedevo scusa, perché io davanti a Dio devo anche sentirmi
libera, non con il peso sulla mia coscienza, sulla mia anima. Io devo essere netta davanti a Dio. E così come ogni volta che noi riconosciamo di sbagliare direttamente davanti a Dio, chiediamo perdono e sappiamo di avere perdono, anche se le persone non ci dovessero perdonare, ma noi dobbiamo fare quel passo di chiedere perdono. Certo, amen. E poi una cosa che mi era rimasta impressa una decina di anni fa, non so se c'era pure Sara con me, che però è collegata, c'era stato uno studio biblico sul perdono in una chiesa di Palermo e diceva, questo pastore diceva, noi abbiamo una maniera di perdonare molto superficiale a parole, no? Perché sì, io ti perdono, ma tu sei quello che mi ha fatto. E portava l'esempio di Gesù con Pietro, no? E diceva, immaginatevi voi al posto di Gesù con Pietro. Pietro, quando gli è apparso Gesù, no? La prima cosa che avremmo fatto noi qual era? Pietro, e meno male che tu eri quello che non mi doveva rinnegare mai. E meno male che tu sei quello che, no, Signore, io ti amo tanto, io. E no, Gesù cosa ha fatto quando ha visto Pietro? Prima di tutto l'ha fatto sentire perdonato e l'ha abilitato subito al servizio. E invece noi abbiamo un perdono che in realtà non è perdono. Invece noi dobbiamo apprendere dal nostro maestro Gesù anche in questo, quando perdoniamo, non stiamo lì. Se Dio vi fa sentire che dovete andare a perdonare una persona, non cominciate dicendole: anche se tu mi hai fatto questo, 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 quest'altro, io ti perdono. Perché nel frattempo è come se tu, come si dice, ti levi i sassolini dalla scarpa, no? Ti dai sfogo a tutta la rabbia che c'hai dentro e poi però ti perdono. Dai, ora che mi sono sfogata. No, tante volte proprio per mettere pace, per essere in pace. Si deve fare proprio, io ti perdono, stop, anche un abbraccio direttamente, io ti voglio bene. Non dobbiamo stare lì a vedere chi ha torto, chi ha ragione prima di fare pace, no? Perché altrimenti, cioè, alle volte ci sono cose che io per me ho sempre ragione e per me tu hai sempre torto, quindi è inutile che stiamo lì a ragionarci tanto su, no? Se Perché? pensiamo alla figura di Gesù che si umiliò, ha lavato i piedi ai suoi discepoli, quanto più Amen. l'hanno fatta a me, quanto più non lo faranno pure a voi. Cioè, prendere l'umiltà del maestro, prendere l'umiltà del maestro. Io posso dire che nel perdono ci sono tante di quelle benedizioni. Ho visto tante persone con lacrime. Quando veramente hanno detto quella parola, ti perdono, sai? Ti perdono, ma con lacrime. Cioè, è bellissimo perché vediamo che c'è una grande benedizione là. Cioè, se ognuno di noi veramente farebbe questa esperienza, cosa è veramente il perdono? Non ci sono quantità di soldi da pagare, sai? No, perché vediamo che l'umiltà, dice la parola di Dio, dice: chi si umilia sarà innalzato. La carne magari dice: sì, io da lei non mi ci vado ad abbassare mai. No, lei mi ha fatto questo. No, lei di che? No, 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 assolutissimamente. No, io ti posso dire con esperienza e per esperienza che essere nell'umiltà è una cosa bellissima. Perché Dio dice che lui abbassa i superbi e innalza gli umili. Perciò noi veramente camminiamo con la parola di Dio e con il Signore, Lui ci darà anche quella forza di farlo. Ci deve essere anche la disponibilità del nostro cuore, dire: Signore, io lo voglio fare, io non voglio avere niente a che fare, nessun impedimento nella mia vita affinché tu non possa operare attraverso di me. Perché sennò Ma dopo gli anche altri. un'altra cosa, scusa se ti interrompo, qualcuno ha scritto. Dice, a volte non dipende da noi, ma infatti, siccome Dio sa che ognuno di noi è diverso si prende le responsabilità anche delle sue azioni, Dio vuole che noi, i suoi figlioli, facciamo la nostra parte. Lui chiede a noi che dobbiamo assomigliare a Lui.
Poi se le altre persone non ci vogliono perdonare, noi cosa possiamo fare? Ed è Gesù che non ci costringe a servirlo. Noi non possiamo costringere le persone, possiamo fare di tutto, ma poi spetta a loro. Anche a me è capitato avere una discussione che ho fatto di tutto, mandato messaggi, nonostante io non sapessi neanche perché questa persona ce l'avesse con me. Però poi dopo un'infinità di volte non posso più insistere, perché comunque sia è anche rispetto a questo. Cioè, è Certo. anche io da parte mia sono sempre, come si dice, a disposizione, no? Sempre disponibile, prego per questa persona anche in questi giorni, continuo a pregare per questa persona, ma Dio sa quando noi vorremmo fare pace e se dipende da noi. Quindi davanti a lui la cosa meravigliosa del rapporto con Dio è questo, perché davanti a lui niente è nascosto. Quindi, se noi realmente, no, abbiamo quel sentimento di perdono, di amore, Dio lo sa. Quindi noi dobbiamo piacere a lui. Se poi fingiamo che tipo, no, io voglio perdonare, ma siccome lei fa così, non niente. Cioè, noi da Dio ci dobbiamo fare vedere. Quindi la cosa importante è essere davvero con un cuore puro davanti a Dio. Amen, amen. Ora ti Senz'altro. volevo invitare Dimmi. a fare una preghiera come ti Certo. guida lo Spirito Santo e ti volevo chiedere anche nello specifico di pregare per un ragazzo di nome Enzo che è da circa un anno all'ospedale, era stato in coma, poi è uscito dal coma, ma ancora non riesce a parlare perché ha il tubo messo qui, che veramente Dio completi la sua opera e che lui possa testimoniare di ciò che Dio ha fatto per lui. Amen, alleluia. Amen. Gloria Alleluia, Signore Gesù, gloria al tuo nome, Padre. Padre, è la realtà, come dice la tua parola, che dove due o tre sono radunati nel tuo nome, tu sei nel nostro mezzo. Noi siamo più di due e di tre, Padre. Io ti prego ancora in questo istante, Padre, che tu stendi la tua mano sopra questo nostro fratello Enzo, Padre. Sappiamo che lui è stato in coma, sappiamo che lui ha problemi ancora nella carne. Padre, noi siamo sicuri che tu sei quel Padre che opera ancora oggi segni, prodigi e miracoli e che tu non abbandoni mai l'opera tua. Abbiamo sentito tante testimonianze che dopo anni dal coma si sono risvegliati raccontando le tue meraviglie, Padre. Cosa possiamo dirti, Padre? Rivelati in questo nostro fratello affinché veramente possa raccontare le tue meraviglie, che è stato toccato dalla tua mano potente, Padre, la tua mano guaritrice che opera ancora oggi, Padre, nel nome di Gesù. Ti prego anche per quanti hanno ascoltato la mia testimonianza, che ogni cuore, Padre, viene toccato e trasformato all'immagine e somiglianza di Cristo Gesù, perché tu dici che noi dobbiamo imitare te, noi dobbiamo prendere l'esempio tuo. Padre, grazie ancora per questa serata. Grazie ancora per la mia sorella Deborah, di come tu ti usi come uno strumento nelle tue mani, Padre. Aiutaci, Padre, ad essere consapevoli di quello che tu ci hai donato ad ognuno di noi e a mettere a disposizione quello che tu ci hai donato, Padre. Io ti voglio ringraziare per l'amore che tu hai avuto per me e che tu hai per me e per ognuno di noi. Facci essere sensibile alla tua voce. Facci essere veramente con un cuore aperto e un orecchio attento, avere il cuore di Dio, avere l'orecchio tuo, avere l'occhio tuo, Padre. Grazie, Padre, per questi momenti che tu sei stato e sarai insieme a noi, Padre. Grazie, perché un giorno sappiamo che tu ritornerai e che tu prenderai coloro che hanno fatto la volontà tua. Padre, grazie per ogni richiesta, Padre, anche quelle richieste che sono occulte, Padre, quelle richieste che magari non si ha la forza di venire da te e pregarti. Padre, sblocca ogni cuore ancora in questa sera, sblocca ogni cuore, perché tu dici che chi viene a me, io non lo caccerò fuori. E io ti ringrazio, Padre, perché ognuno di noi possiamo venire così aggravati e travagliati per come siamo e tu ci dai riposo. Tu dai riposo a coloro che vengono da te, tu dai pace a coloro che vengono da te, Padre. E io ti ringrazio ancora in questa sera, ti ringrazio e ti voglio lodare, Padre, nel nome di Gesù.
che benedetto in eterno. Amen. Bene, grazie. Gesù Santo, sì. Grazie, Padre. Amen. Amen. Grazie sorella Giuseppina di essere stata con noi. Questa sera è stata veramente una benedizione. Grazie anche da parte. Felice di averti conosciuta e spero che avremo l'occasione di conoscerci anche di presenza. Di presenza, senz'altro, sicuramente. Appena apriranno le frontiere, che scendiamo giù, se Dio vuole, sì, ci incontreremo di Grazie. presenza. Io voglio salutare tutti coloro che si sono collegati. Scusate se è stata un po' alla lunga, oppure se No. magari con il mio italiano non così perfetto, però penso che quello che Dio ha voluto fare l'ha fatto nei cuori. E Amen. non Anch'io lo credo dimentichiamo. fermamente che il messaggio che doveva arrivare è arrivato, anche Certo. perché proprio cioè, la testimonianza racconta di un rapporto personale tra Dio e l'uomo e questa è Amen. la meraviglia, perché far conoscere chi è Gesù nella realtà è Amen. sempre qualcosa di soprannaturale, meraviglioso, che non ci sono parole per descrivere veramente. Certo. Quindi E che poi ciascuno possa fare questa esperienza d'amore. ecco, poi volevo dire a qualcuno che vuole parlare con me in privato, lo può fare benissimo, perché Dio mi usa anche molto tramite telefono e quello io lo faccio volentieri. Per me, per Dio non c'è distanza, non c'è distanza, perché Amen. quando due dici Ah, ho notato sono una cosa poco fa. Ti ha dici. salutato un ragazzo del mio paese Ok, che chi ha è? cominciato a cercare Gesù quando era lì in Svizzera. Mi sembra che lui si trova pure. Okay. Si chiama Vincenzo Ippolito. Ah, sì, l'abbiamo curato pure noi all'inizio. Dopo lui frequenta un'altra comunità, sì, con sua moglie. Sì, è Sì. stato, siamo stati Per una. me è una gioia grandissima perché anche sua moglie era stata una mia compagna di scuola. Cioè, e Meraviglio. sapere certe cose per me è una benedizione grandissima, Guarda, ti veramente. posso dire con Vincenzo. La prima volta che ci siamo stati, no, prima, seconda, così, quando lui ha cantato, abbiamo cantato un cantico, no? Dal cielo scende la benedizione, abbiamo visto Vincenzo che la sapeva. Come fai a sapere questo cantico? E mi disse che da piccolo la mamma lo portava in comunità e lui questo cantico gli era rimasto impresso, sai? Gloria a Vedi, Dio, sì. vedi quello che dicevo poco prima. Sì. Dicevo proprio questo. Non pensate che quando c'è un bambino, vabbè, chi lo sa, magari non neanche recepisce. Non è così. Ricordatevi che ogni cosa che si fa con i bambini, con gli adolescenti, è un seme che gli viene piantato nel cuore. Guarda, Purtroppo è sia nel bene che nel male, quindi cerchiamo di seminare bene e seminare soprattutto la parola di Dio, perché poi ci sono benedizioni che raccogliamo anche dopo anni e anni, ma Dio è fedele ed è meraviglioso vedere questo. certo, bellissimo. Sai, Deborah, io ho un figlio, ti racconto questo perché è bellissimo, questo è bambino. Io ho mio figlio, è grande, adesso fa 40 anni quest'anno, e quando io ho accettato Gesù, lui era un tipo, un bambino un po' ribelle, sai? Tu ci dicevi una cosa e lui aspetta, dopo, questo dopo, sai? Allora una sera gli faccio: senti, Salvatore mio, vatti a fare la doccia. Dopo, sai? L'indomani dovevamo andare a lavorare, e questo dopo si portava alla lunga. Guarda, ha detto signore, ho detto solo così, ha detto signore, io non ce la faccio, parlaci tu. Guarda, Debra, che cosa è successo? Lui andando nel corridoio per andare nel bagno, sento una voce, vieni da me di corsa, tu bianco. Ho detto Salvatore, ma chi hai? Stai male? Mamma, sai che cosa mi è successo? Ho sentito una voce. E che ti ha detto quella voce? Mi ha detto Salvatore, sii ubbidiente alla mamma. Dopo 40 anni lui si ricorda di questo e mi dice, quando c'è qualche bisogno, mi dice, mamma, prega, tu lo sai che quando Dio parla, parla. Lì non si dimentica mai di questo. Per questo dico, anche i bambini non si dimenticano, seminiamo, Assolutamente. seminiamo,
perché Dio lo sa quando raccogliere questo seme, lo raccoglierà Lui. A noi sta a parlare, imparare i nostri bambini, quello che dice in Timoteo, quello che voi avete imparato, dite da me, dite dagli altri, ditelo. Magari non lo vedi subito il frutto, lo vedrai in futuro, però sappi una cosa, alza Peppina sicuro quando ha pregato, mia mamma sicuro quando ha pregato, sono qua, gloria a Amen, grazie a Dio, gloria a Dio. Dio. E che veramente non si scoraggi nessuna zia Peppina qui presente, perché in realtà anche dopo tempo il Signore opera. Getta il tuo pane sulle acque e dopo molto tempo lo ritroverai. Amen, amen. Dio ti benedica tutti, un saluto, un Ok, un abbraccio. bacione a tutti. Dio vi benedica. Pace a Pace. tutti. Pace a Grazie di avermi tutti, pace, ascoltato. pace. Ok, pace. Grazie a te, pace.